Ragazzi, guardate chi è venuto a trovarmi. Ciao ragazzi, Enrico Tragnaghi. È venuto a trovarci Enrico, che ci teneva a farci vedere il suo camion, dato che lui sta proprio qua vicino, e quindi adesso gli facciamo un mini tour. Eccoci, allora questo è il Deserticon 4x4, il progetto è cominciato nel 2013. Ci ho messo 4 anni a costruirlo, sono più di 3.000-3.200 ore di lavoro. Era un ex Eurocargo 4x4 scala aerea dell'Enel, 3 posti. Adesso è un autocaravan M1, 7 posti, 3 nella fila davanti e 4 nel garage volume variabile, dove può diventare 4 posti in più, può diventare ricovero per 4 bici elettriche a seconda delle esigenze. Dallo snorkel indietro era una roulotte della Z System, pazzesca, perché scafo costruzione tipo nautica elettroresina. Io l'ho tagliata dove c'è appunto lo snorkel, ho costruito la parte di raccordo con la cabina, ho tagliato la cabina completamente in modo che i 4 posti dietro vedano bene come i 3 davanti. Ho costruito insieme a degli specialisti un controtelaio a 4 punti sospeso e hanno anche delle boccole antivibranti per annullare quelle vibrazioni che possono esserci. Facci vedere qualche segreto. Qualche segreto. Allora, qui c'è 60 litri di acque nere con relativo tubo. I serbatoi sono integrati erano già integrati. Sono all'interno, quindi, della cellula abitativa. Sì, qui abbiamo 500 litri, 300 di acqua non protetta dal gelo e 200 di scarico delle grigie qua sotto in questa zona qui, e qui abbiamo 60 litri di nere con la sua pompa maceratore. Qui abbiamo le griglie del frigo e lì le griglie del freezer a pozzetto da 50 litri e il frigo da 90 litri. Questi erano già presenti nella roulotte? La roulotte era fatta così, era una roulotte in fascia altissima. La Z System pensava di venderla intorno ai 40.000 euro 15 anni fa, quindi qui abbiamo la finestra della cucina e qui invece da qui indietro è tutto bagno. Questa è la doccia e poi vedremo gli interni. E qua dentro? Qui abbiamo gavoni enormi che vanno a completare sia l'estetica sia soprattutto gli spazi necessari protetti, tutti con chiave, per avere i necessari strumenti, attrezzi, quindi le strap, le cinghie e tutto quello che anche Simone mette nei suoi gavoni, insomma, no? Qui ragazzi abbiamo lo snorkel, tubo dell'aspirazione che va a un filtro dell'aria, e qui Enrico ha aggiunto questo tubo. Le gomme sono delle 365-80 R20, quindi sono un po' più piccole rispetto a quelle di Valentino, ma sono quelle con cui nasce questo mezzo. Qui abbiamo uno scarico diretto, se non si volesse usare il maceratore e la pompa abbiamo lo scarico diretto con saracinesca, e c'è un sistema per fare o questa via o la via del maceratore. Quindi se c'è la possibilità di scaricare comodo, qui basta tirare una leva a distanza, ovviamente, perché non è bene stare lì vicino in certi momenti. Qui dietro abbiamo portamoto, portatutto omologato 10 quintali, è sezionabile in due per una moto sola, oppure con l'aggiunta è omologato per due moto. È anche omologato per portare una Smart prima serie, perché la lunghezza della Smart prima serie rientra per 2 cm nella larghezza del camion. La Smart è 2,53 e il camion massimo è 2,55. Qui abbiamo il gancio a campana da 85 quintali e gli attacchi per il gancio a sfera da 35 quintali, omologato sia il campana sia sfera, quindi la capacità di traino dipende da cosa devi agganciare. Qui c'è tutto il sistema idraulico e di comando del portamoto che consente con facilità, con delle leve in sicurezza, di azionare appunto il portamoto. Qui abbiamo uno dei 4 fulcri. Il fulcro all'interno ha una boccola antivibrante, quella che serve per le presse industriali. Tanto per capirci, una boccola di questa da sola costa 300 euro, però ti consente di azzerare tutte le vibrazioni indotte dal telaio del camion verso il controtelaio flessibile, il controtelaio separato della roulotte, in modo che la roulotte non abbia nessunissima torsione. Qui c'è il serbatoio
della doccia, sono 60 litri dedicati solo allo scarico della doccia, che poi va a buttare nel serbatoio principale di 200 litri dello scarico delle grigie. E i gavoni sono attaccati alla cellula, sì. Sono attaccati al controtelaio della cellula, sì. Qui abbiamo un generatore da 3 kW della Honda azionato dall'interno della cellula, e quindi con un pulsante, oppure quando le batterie vanno sotto tensione automaticamente si accende e ti consente di caricare il mezzo. Molto profondo, come quelli di Simone Zeppi a livello simile, insomma. Tu qua hai messo tutte queste coperture che sono in acciaio, sono sì. In ferro, sì? Sì, in acciaio, sì. E qua dietro cos'hai? Il serbatoio del diesel? Qui ho il serbatoio della benzina, del generatore, che mi fa anche da serbatoio di riserva per le moto, perché l'ho messo più ampio del necessario. Qui abbiamo le manettine per il serbatoio destro-sinistro, quindi basta spostare le manette e vado a pescare dall'altra parte. È manuale, ma non è un grosso problema. Ah, ok, quindi tu non hai un serbatoio principale, sono tutti e due potenzialmente principali, devi switchare lì. Basta che switch, sì. Di solito arrivo quasi a finire quello, poi giro e mi appoggio su questo qui, insomma, tanto appunto con 1000 litri ce n'è da fare. Qui abbiamo il soffietto in gomma e qui abbiamo il garage a volume variabile. È ancora da finire, però insomma lo finirò. Sono anche 4 posti omologati in più, o 2 posti omologati, a seconda se togli o metti tutte le panchette. E anche la possibile, diciamo, zona notte di un'eventuale guida che dorme separato dalla famiglia, quindi lui ha la sua porticina, il suo letto e può stare separato. Qui abbiamo sotto un serbatoio di acqua pulita, certamente pulita, con una linea dedicata, con un rubinetto apposito in cucina. Lì è da finire, questa è la zona ancora a cui mi devo dedicare, quindi abbiate pietà, non è terminata qui il lavoro, come Simone i lavori si fanno, e come la Sagrada Famiglia si fa man mano che si viaggia. Sopra ci sono le due gomme di scorta annegate nella struttura e collegate al telaio. Qui c'è un tubo in acciaio che è saldato, che arriva fino in fondo. Ovviamente c'è il tubo da infilare sopra e il paranco che mi permette, con un varicello elettrico, di far scendere rapidamente i pneumatici dall'alto. Non occorre molta distanza, diciamo, dal mezzo per far scendere il pneumatico e averlo già bello che pronto da far rotolare. Quello lì cos'è, un attrezzo? Questo è un attrezzo per tirare giù le bici elettriche. Ah, okay. E quindi è una piccola carrucola, ma all'interno qui dentro, qui si infila un palo che esce tanto così, con il suo paranco e il varicello elettrico che fa scendere la gomma a fianco del camion, dove ti serve appunto. Quindi la gomma inizialmente va su orizzontale, poi basta solo toccarla con la mano, si piega e viene giù dritta. Questa parte l'hai lasciata isolata termicamente dall'altra, sì, o è tutto questa insieme? È completamente isolata termicamente e anche acusticamente dal resto. C'è la porticina, ma anche quella è ben sigillata e dall'interno quasi non si nota, insomma. Qui abbiamo il passaggio cellula-cabina. Sì, esatto, qui abbiamo il passaggio cellula-cabina. La cabina è la classica cabina di quegli anni, di fine anni 90. Il mezzo è del 98, è un Euro 2, non ha a zero elettronica, l'ho voluto appositamente. Con l'aggiunta di circa 3.500 euro si può rendere Euro 4 e il filtro aggiuntivo si può bypassare. Ecco, la cabina è la classica cabina dell'Eurocar. Vediamo la cabina, salgo in ciabatte. Sì, operazione è abbastanza semplice, lo farò, c'è il suo tettuccio apribile. Devo ancora attrezzarlo perché, insomma, non ha ancora fatto nessun viaggio extraeuropeo e questo era una sfida con me stesso che volevo fare, e l'ho fatta e ne sono felice. La cabina che mi ricorda abbastanza la mia, insomma, Il style di quegli anni, insomma. Sono stati spesi molti soldi per fare una verniciatura, è stato sabbiato integralmente, è stato riverniciato integralmente con verniciatura industriale. Sono state rifatte tutte le linee dei freni, tutte le pompe, perché ovviamente dopo 20 anni, anche se il mezzo aveva solo 80.000 km, stando molto fermo nei depositi Enel, pur avendo una scheda di manutenzioni
straordinaria, perché Enel spendeva cifre da paura per mantenere i loro mezzi, però un mezzo che sta fermo si rovina sempre, quindi tutte le gomme dopo 20 anni vanno cambiate comunque. Qui hai i blocchi. Qui abbiamo i 3 blocchi e abbiamo la possibilità di mettere le ridotte e 4x4. Con facilità è tutto pneumatico, quindi è semplicissimo, ha un cambio a 6 marce sincronizzato, è quasi automobilistico, quindi nessuna difficoltà per la guida. Andiamo a vedere dentro. Entriamo nella casa di Enrico. Eccoci qua. Ecco, io ho modificato completamente tutto il davanti, perché chiaramente avendo tagliato la roulotte è originale, qui c'era un sistema di panchette che non mi piaceva. Abbiamo un tavolo a scomparsa, basta solo cliccare qui e questo diventa praticamente un lettone. Qui c'è una tavoletta, diventa un lettone da 220 di lunghezza per 200, quindi enorme. Tu della roulotte hai tagliato quale parte? Da qui in avanti, una L fin quasi sotto, da qui in avanti. Sì, ma la roulotte non terminava lì così? No, avevo ancora tutto il muso col finestrone e il muso inclinato, e sotto c'era il vano portabombole. Praticamente la roulotte arrivava dove ci sono, più o meno dove ci sono la fine di questi sedili qua, spiovente così. I mobili sono tutti in legno massello, quindi non sono come la costruzione dei camper di oggi, tutti stondati a caldo, quindi insomma una costruzione diversa dai soliti mezzi odierni che sono fatti per risparmiare peso, insomma. Ho inglobato il telaio che porta le ruote all'interno del taglio della roulotte, quindi ho tutto masticciato con vetroresina e con delle barrette di metallo che prendesse tutto in modo che diventasse un tutt'uno, e ho ricostruito. Adesso i prossimi lavori sono mettere un materiale per terra che migliori questo pavimento, lo isolo ancora di più, e installare un webasto, un riscaldatore a gasolio in aggiunta alla truma, ma voglio avere ridondanza sia di mantenere quella del gas, e in mezzo ho installato un bombolone da 80 litri di GPL, quindi insomma con una notevole autonomia, sia per i servizi di bordo sia per la truma. Ho comunque fatto un aggancio per una bombola da campeggio standard da 5 kg che in emergenza i fornelli e il frigo posso farli andare anche con una bombola da campeggio standard che si trova ovunque. Tutti i lavori per poter riporre la roba da mangiare, il cibo eccetera, e qui abbiamo il frigo, sotto abbiamo il frigo classico, il solito frigo, i soliti frighi da 90 litri, qui abbiamo un congelatore a pozzetto da 40 litri, è una cucina molto compatta ma funzionale, questa è la linea dell'acqua potabile separata con il filtro e i 120 litri di acqua certamente potabile, mentre dietro di noi, dove ho installato provvisoriamente questo climatizzatore perché momentaneamente lì ma dovrà sparire, qui sotto ci sono 120 litri di acqua protetta e altri 120 litri di acqua protetta dal gelo, e quindi abbiamo 2 serbatoi che sono i serbatoi originali della ex roulotte. Io ho rifatto tutti questi mobiletti perché sono mobiletti che avevo preso da là davanti, smontando il pezzo davanti ho ricostruito, diciamo, questa parte ampliandola, perché originariamente si fermava qui e adesso invece arriva a completare il tutto. Qui anche qui stivaggio dovunque, quindi insomma posto ce n'è parecchio. Quindi questi mobili li hai spostati? Questa parte su era originale, sotto c'era solo questa scrivania senza niente sotto, vuota, questa scrivania qui era così ma si fermava qua. Ho rimesso a posto un po' l'armadio con i ripiani e con la parte lunga come voleva mia moglie, e quindi abbiamo sia la parte lunga sia ripiani. Qui abbiamo 2 cassetti, qua sotto c'è il vano batteria in parte e in parte c'è il generatore. I cassetti, alle batterie ci accedi da fuori? Alle batterie ci accedo da quella portina lì e anche da fuori, però bisogna far uscire la slitta del generatore. E qui sotto c'è tutta la parte della truma e tutta l'impiantistica, diciamo, tutta l'impiantistica è comoda qui, perché AZ System ha fatto un bel sistema, è tutto concentrato qua. Qui abbiamo il bagno, è completamente rivestito in vetroresina, e quindi puoi schizzare dove vuoi, sia dalla è un blocco unico. Abbiamo la ventola ad aspirazione, si può buttare fuori o buttare dentro, quindi aprendo gli oblò e aprendo questa fa un circolo d'aria, e tutta vetroresina dal cima in fondo, la doccia con il scialatore,
qui è tutto appunto raccoglie le acque. Qui abbiamo i vicinautici che in ceramica, quindi insomma cose di pregio. Con la sua, ho messo in aggiunta, ho messo una doccettina per lavare per terra e anche per eventualmente sciacquare questo. E qui abbiamo il classico che ripone, abbiamo parecchio spazio per riporre tutte le nostre. Anche qui, insomma, le cose, le solite cose che abbiamo nei bagni dei nostri camper, gli vuole shampoo, eccetera. La sua finestra e, insomma, è molto ampia. Poi la tendina di sopra per chiudere. Qui abbiamo la tendina per chiudere la doccia. Forte la doccia che ti puoi anche sedere. Sì, qui è anche abbastanza fonda, per, insomma, fa da bidet, diciamo. Ma pian piano, come ho detto, si completa il mezzo, e se no, se facciamo tutto subito. Ecco. Questi sono ancora gli impianti originali. Questi sono gli impianti originali, sono stati tenuti. Quello lì in fondo è il generatore. Qui abbiamo tutte quante quello che aveva progettato inizialmente la Z System. C'è il generatore a 20 ore. Il generatore a 20 ore. Nuovo. Sì, praticamente nuovo. Qui abbiamo tutti gli impianti, controllo di serbatoi, abbiamo i magnetotermici, abbiamo tutti i fusibili e abbiamo i soliti servizi. Questo è come fosse un camper normale, perché la roulotte era una roulotte camperizzata, quindi aveva tutti gli impianti come fosse un camper. Però puoi spegnere anche cose separatamente. Certo, sì. Il frigo lo puoi spegnere separatamente. Sì. Qua switch rete 220-220. Esatto. Importantissimo questo pulsante. Ho il test delle batterie e servizi, ho la possibilità di far andare la pompa in automatico o in manuale, ho un controllo check di tutti i livelli se funziona il quadro, diciamo così, e verifica di tutti i livelli. È semplice, ma è efficace. Batterie e servizi cosa hai qua? Come sei messo qui sotto? Abbiamo due batterie da camion, perché per il momento non ho fatto ancora scelte. Abbiamo due batterie da camion che sono eventualmente in emergenza sostituibili a quelle del camion. Quindi abbiamo due batterie da 250 ampere e 850 ampere ora, mi pare, sono quelle da camion. Questo è il trio gas. Qui abbiamo la parte, qui abbiamo un boiler, qui abbiamo il boiler della truma a gas e un boiler a 12 volt aggiuntivo alla linea del gas. Finisce il gas, comunque riesce a scaldare l'acqua calda. Comunque quello che voglio fare come ridondanza è, oltre a mantenere la truma ventilata, che ad alte quote sicuramente ha meno problemi di un Webasto o di un Webspeaker, e quindi comunque affiancarci un riscaldatore a gasolio che sia appunto ridondante rispetto alla truma. E qui abbiamo il letto che qui scende. Abbiamo il letto che scende, esatto. Che di fatto dove dormi tu, nel senso, perché non hai... Beh, io preferisco dormire giù e la mia signora preferisce dormire giù con me, e mia figlia preferisce dormire qua. Questo scende ancora volendo, lì ha due manettine per farlo scendere a questo livello qua, però di solito mia figlia gli va bene così, dorme con semplicità qui. Quindi è semplicissimo e pratico e facile e veloce. Non... televisore, devo montare l'antenna motorizzata satellitare sopra, che ho già preso. Questo è il desertico. Grande Enrico. E io sono Enrico, è piacere di avervi intrattenuto un po' con il mio progetto. Grazie ancora, mille grazie ai 10 anni meravigliosi che ho passato di immagini insieme a Simone e Lucia, perché ci conosciamo da una vita. E tra i viaggi in moto, tra i viaggi con Royal Enfield, che ho comprato anch'io proprio grazie a loro e ai loro stimoli, e grazie per tutte le avventure, i sogni, grazie per tutte le nottate a guardare video, insomma grazie, grazie grande a Simone e Lucia, grandissimi. Ciao Enrico. Ciao ragazzi. Ciao. Numeri uno.